Nel lungo elenco del Ministero delle Finanze messicano c'è anche un artista che oggi vive e lavora a Milano, in Italia. Si chiama Fernando Leal Odirac. Scultore, pittore, designer, incisore. È un personaggio eclettico, difficile da classificare in una categoria definita. Nel 2003 ha ritratto Papa Giovanni Paolo II con un affresco lungo 10 metri, il più grande mai realizzato per un ritratto dal vivo. Alcune delle opere con cui ho corrisposto il pagamento delle tasse sono alloggiate proprio in questo museo, il Museo delle Finanze, o il Museo della Segreteria di Hacienda e Credito Pubblico. Altre opere sono in diversi musei nella Repubblica Messicana ed altre sono pure nelle ambasciate del Messico in diversi paesi europei. Per vedere come nasce un'opera destinata al fisco, con cui l'artista italo-messicano intende pagare le imposte, dobbiamo spostarci all'estrema periferia nord di Città del Messico. È un complesso di case a due piani che si inerpica su una collina, uno dei tanti cerros che sbucano come protuberanze nella capitale messicana. Coatepec è un quartiere molto popolare, avamposto della prima città dell'altopiano. Siamo a quasi 2.400 metri sul livello del mare ed è l'ultimo angolo della capitale dove ci aspetteremo di trovare la Fundición Velasco, una delle più importanti fonderie d'arte dell'America Latina. Creata alla fine degli anni 50, è stata una delle poche a lavorare anche l'argento. Da qui sono passati artisti come Juan Soriano, il Mozart della pittura, e Leonora Carrington. La scultura che Fernando Leal Odirac sta preparando è un colosso di 8 metri che prenderà il nome del dio del vento dell'antica religione azzeca. L'opera sarà collocata in un punto nevralgico di Città del Messico. Pesa tra le 7 e le 8 tonnellate e sono stati necessari oltre 2 anni di lavoro per portarla a termine. Questa scultura di bronzo è un'opera eccezionale con cui l'artista dovrebbe ricevere un bonus sulle tasse per i prossimi 3 anni.